Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna, le regioni della Coppa Italia terza zona AC Sport. Ed è proprio dalla Sardegna che ha preso il via con il Rally Terra Sarda Rally d'Ogliastra. La settima edizione della gara, organizzata dalla Porto Cervo Racing con la collaborazione della Mediterranean Team e dell'Ogliastra Racing, ha visto al via una cinquantina di equipaggi che hanno affrontato quasi 100 km cronometrati e 389 complessivi. Verifiche sportive e tecniche alla Nusei, parco assistenza al porto di Arbatax, partenza arrivo nella splendida cornice di Porto Frailis. I comuni coinvolti e 4 le prove speciali ripetute due volte. Sabato le prime due speciali, ripetute altrettante volte, la Talana Orzulei della lunghezza di 14,50 km e la Santa Mariana Varrese di 9,30 km. Domenica le speciali Ponte San Paolo, la Nusei di 11,10 km e la Azzana Elini Il Bono, la più lunga della gara con i suoi 14,98 km, corse sempre due volte. Il settimo Rally Terra Sarda Rally d'Ogliastra, prova d'apertura della Coppa Italia terza zona AC Sport, è stato vinto da Maurizio Diomedi e Mauro Turatti a bordo della Ford Fiesta VRC. Prima gara di Coppa Italia, che fortunatamente l'abbiamo avuta in casa. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, perché portare a casa una vittoria, quindi il massimo del risultato, è un buon inizio, senz'altro. Non è stata semplice nella giornata di ieri, vuoi per qualche problema sulla seconda prova dell'elettronica della macchina, è stato poi prontamente risolto in assistenza dal team. Secondo giro di prove, un mio errore nella scelta dei pneumatici, sono andato via con quattro gomme da bagnato, in realtà l'asfalto poi era asciutto, quindi macchina difficilissima da tenere in strada. Siamo riusciti a contenere ugualmente gli avversari e vincere le due prove speciali. Quindi dopo le quattro vittorie di ieri, oggi con un vantaggio, se non ricordo male, circa 40 secondi, ci siamo limitati a amministrare, gestire la gara e lo scopo era quello di divertirci. L'equipaggio della Porto Cervo Racing, vincitore di tutte le prove speciali e sempre al comando, ha preceduto di 1 minuto 52 secondi e 1 i portacolori dell'Ogliastra Racing, Marco De Pau e Fabio Salis, su Ford Fiesta R5. De Pau e Salis hanno ricevuto il trofeo Cala Costruzioni per i passaggi più spettacolari nella prova speciale Arzana Elini Il Bono. Diciamo bene, la macchina è andata benissimo, gli errori li ho fatti io sostanzialmente ieri sulla prima di Santa Maria, che ci siamo girati proprio per un errore mio. Poi stamattina abbiamo avuto problemi con i freni, anche ieri sull'ultima, ma perché stavo guidando male io, più cercavo di attaccare, quindi ho messo in crisi l'impianto frenante della vettura. Devo ringraziare la squadra, devo ringraziare l'RF, che comunque le macchine sono straordinarie, i ragazzi sono altrettanto, e quindi poi mi hanno sempre messo in condizione di partire al top. Stamattina abbiamo provato ad attaccare, a dare pressione a Maurizio, anche se sapevamo che comunque il gap da colmare era tanto, quindi non sapevamo che non saremmo riusciti a fare questo. Ci siamo resi conto che comunque sulla prima 9 decimi da lui l'abbiamo costretto poi comunque ad attaccare anche lui. Chiaro, o sbagliavo io, le gare sono queste, sono contentissimo del risultato, un rally fantastico, 100 km, penso che i ragazzi qua, gli amici di sì, trovare dei rally così lunghi ormai è diventata un'utopia. Soprattutto in un contesto del genere, quindi sono veramente felice. Terzi assoluti Giuseppe Mannu e Angelo Medas su Renault Clio RS a 6 minuti 17 secondi e 8. Al duo della Maiona Motorsport, primi di classe Prod S3, è andato il trofeo Silverio De Murtas, ricordato anche con degli adesivi posti sulle vetture, un premio offerto dalla Gimar. Sinistra vai per
sinistra 4 meno, su destra 4. Abbiamo fatto la gara come facciamo sempre noi, attaccare dall'inizio alla fine, poi giustamente le ultime 2-3 prove abbiamo visto che non prendevamo più il Super 2000, abbiamo alzato il piede, sinceramente siamo andati un po' tranquilli, anche perché ormai andava benissimo il quarto posto assoluto a noi e niente, arrivare quarti, poi c'è stato un regalo dal cielo, giustamente le gare, a noi ci dispiace tantissimo, giustamente per Bevacqua, però le gare finiscono sul podio, sull'arrivo e fare un terzo posto è un po' inaspettato, però siamo contentissimi. Bella, un po' come le altre gare, quindi solita strategia d'attacco dalla prima prova. Quando abbiamo capito che oggi che non c'era più niente da fare per prendere Bevacqua ci siamo un po' tranquillizzati, succede poche volte questo, però non avevamo più una posizione da prendere sopra di noi, non potevamo perdere la nostra, quindi eravamo tranquilli. Però abbiamo il merito di averci provato e ci siamo ritrovati lì poi quando lui ha avuto un problema. Ci spiace per lui perché è anche per una persona veramente in gamba con la quale abbiamo legato tra l'altro in questi 2 giorni. Subito fuori dal podio Pier Giorgio Ladu e Tonino Mulas della Porto Cervo Racing su Renault Clio Williams, primi di classe Prod E7 e vincitori del trofeo Aido, offerto dalla sezione Aido Gruppo Comunale Mario Fodde Cuglieri, come equipaggio con il pilota Under 35 che ha fatto il miglior tempo nel primo passaggio della prova speciale Ponte San Paolo Lanusei. Quinti assoluti e primi di classe R3C Angelo Balzano e Fabrizio Muso su Renault Clio della scuderia Biella Corse. Vincitori nella classe R2B Sandro Locci e Sergio Degliana su Peugeot 208 della Porto Cervo Racing. Sesto posto assoluto e piazza d'onore nella classe Prod S3 per Gianmario Aisoni e Salvatore Mendola su Renault Clio RS dell'M Racing Team. Matteo Vargiu e Giovanni Figoni su Peugeot 106, sempre dell'M Racing Team, hanno conquistato la classe Prod S2. Secondi di classe Prod S7 e settimi assoluti Gian Pietro e Arianna Piras dello Yastra Racing su Renault Clio Williams. Andrea Gallo e Giuseppe Pirisino su Peugeot 106 del team Autoservice Sport hanno chiuso al primo posto di classe Prod E6 e all'ottavo nella classifica assoluta. Vincitori nella classe Racing Start 2000 e noni assoluti Lino Manca e Roberto Scilef del team Autoservice Sport su Peugeot 206 RC. Decimi assoluti e primi di classe Mirko Pired e Cristiana Spano su Renault Clio Williams della scuderia MRC Sport. Siamo contenti, si è giunti alla 7ª edizione di questo rally, siamo felici che è andato tutto bene, la macchina organizzativa è molto ben rodata, a loro vanno i miei più sinceri complimenti. Un complimento particolare a tutti i piloti, navigatori e team, perché mi sono reso conto che la gara era veramente, ma veramente dura e impegnativa, il percorso lungo, faticoso, vedo tutti i piloti provati, ma molto molto soddisfatti per la bellezza della gara. Complimenti a tutti. Assolutamente sì, un grandissimo successo, ringraziamo ancora la Porto Cervo e gli organizzatori, è stata davvero una giornata bellissima oggi, bellissima quella di sabato e quella di venerdì. Davvero importante perché è uno spot per il territorio, davvero unico. Siamo orgogliosi della rappresentazione che abbiamo dato, un'ottima organizzazione in un territorio bellissimo con una cornice di pubblico e anche, come dire, di tempo che è davvero molto molto bella. Insomma, uno spot per il territorio, un allungamento della stagione estiva e perché no, aspettiamo con ansia il ritorno dell'organizzazione per fare un evento ancora più bello di questo. Perché vorrei ricordare a tutti che qua c'erano circa 200 commissari di percorso e c'erano altre 200 persone dello staff che hanno collaborato perché tutto andasse bene e in effetti tutto è andato al meglio, non ci sono stati incidenti di rilievo e abbiamo garantito una sicurezza veramente importante sulle prove e questo è stato anche un plauso che ci hanno fatto alcuni equipaggi che vengono dal continente e soprattutto anche delle persone mandate qua appunto per vigilare da parte della federazione che hanno detto che questo sicuramente è un rally che potrebbe mirare sicuramente più in alto e molto più in alto di ciò che al momento attualmente
stiamo facendo, ma molto più importante come titolo dovrebbe avere. Questo l'hanno detto loro, non lo dico io, quindi questo ci sprona sicuramente per fare ancora meglio, ancora di più, sempre con l'aiuto però possibilmente dei piloti e di tutti gli appassionati. Assolutamente siamo partecipi con loro in tutte queste manifestazioni e non solo con loro, ovviamente, nel senso che siamo aperti a qualsiasi collaborazione che possa così promuovere il territorio, che sia lo sport, che è sano, no? In tutte le sue manifestazioni, e questa è la dimostrazione, un grande affiatamento, no? Una bella gara, gente che insomma è entusiasta di quello che ha fatto, una passione, perché poi è la coppa, no? Il risultato, per cui assolutamente Grimaldi c'è e ci sarà anche in futuro.